E a Riace hanno preso il via i mondiali antirazzisti. La differenza che unisce, questo lo slogan scelto per un'iniziativa che coinvolge 100 squadre provenienti dall'Italia e dall'Europa. In diretta per noi c'è Emilia De Simone. Sì, un buonasera da Riace, dove il sole è appena tramontato e dove si sono appena concluse le partite della seconda giornata dei mondiali antirazzisti. Tante le squadre che hanno partecipato, formate da cooperative sociali, associazioni di migranti, tifoserie, ma anche formate da semplici amici. Siamo con Daniela Conti del GUISP che ha organizzato l'iniziativa. Tutto ciò per promuovere il valore dell'integrazione attraverso lo sport. Esatto, noi come WISP crediamo che lo sport sia un valore fortissimo che possa portare inclusione sociale e Riace è un modello di accoglienza, noi crediamo che l'accoglienza vada fatta in maniera diffusa, lo sport può dare un contributo in questo, i mondiali antirazzisti da 23 anni portano avanti i valori dell'antirazzismo, dell'antisessismo, dell'antiomofobia, ma soprattutto dell'accoglienza di tutti e tutte. Elia Riccardo fa parte di una squadra di Catanzaro, fanno parte di un'associazione sportiva, perché siete qua? E proprio perché vogliamo ribadire con la nostra presenza di associazione che si dedica all'altro, cioè facciamo escursionismo in prevalenza. Siamo qui, oggi abbiamo giocato, anche ieri, perché attraverso lo sport possa passare questo messaggio di solidarietà, di integrazione e di antirazzismo. In una terra come quella calabrese che deve accogliere, lo ha dimostrato nel corso della sua storia. E quindi questa è una cosa per noi importantissima, ci siamo proprio per far sì che questo tipo di manifestazione che per la prima volta si svolge in Calabria possa anche ritornare negli anni prossimi, quindi essere un momento importantissimo per la crescita della nostra regione. Il sole, il caldo è stato intenso, poi i ragazzi, questi qua che hanno partecipato, hanno giocato con tutto il cuore come se fosse una vera partita di campionato. Sì, ma tutte quante le partite sono state improntate al fair play, alla massima voglia di giocare ma di divertirsi principalmente. Anche noi che non siamo tanto giovani abbiamo giocato con i più giovani, ma in tutte le partite c'è stato un massimo rispetto, una massima educazione in campo, per cui le partite tra l'altro molto importanti non si sono mai disputate con la presenza di un arbitro, quindi cosa importantissima. Bene, da Riace è tutto, a voi studio.